Salve gente. Ciao Vizio. Porca troia, è caduto il cavallo. Mi sono ribaltato quel cavallo. Cioè? Guarda. Oh, che cazzo fai cavallo? Sei incoglionito. Su. Ho preso 10 volte questi qua. Ma che cazzo stai facendo? I cavalli che si ribaltano. Ezio, qui, sono qui, 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 qui. Grazie Ezio, mi hai salvato la vita. Ho fatto quel che occorreva. Tu avresti fatto altrettanto. Bene, anche io. Mi dubito. Il mio valore non è il mio forte, sono di vittoria. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salva! Sulla nave di Franco Neri. Di che parlate? Non lascia stare? Non lascia stare? Non si entra niente senza lasciare stare. Ah, adesso. Basta, non so niente da fare. Ah, ok, faccio. Cioè, se non sono ti invita a Venezia da fare. Sì. Tranquillo, Leonardo, riusciamo a andarci. Guarda caso! Non state venendo imparate! Aiuto! Come cazzo ti sei arrivata lì senza nuotare? Aiuto! Coccolo mi fa scendere da questa palla, aiutatemi! Dio del cielo! Aiutatemi! Arrivo! Super contro. Guarda! Cosa? Oh, siete carino! Le donne vi apprezzeranno! Ma certo! Anche perché, anche se la barca va su e giù, io rimango fermo. Non cercavo di far colpo, solo di aiutare una donna in zona di pericolo. Esattamente il motivo per cui fare il colpo. E voi siete messe. Auditore, vorrei prego, chiamatemi Ezio. È sulla porta fuori. E tu, Caterina. Ora, Ezio, ti meriti una giusta ricompensa. Qualche suggerimento? Beh, qualcosa io non ce l'avrei di suggerimento, però. C'è qualcosa che potrei fare con la donna? Sono tutta orecchi. Tutta orecchi. E anche altri orifizi. Sì, signora. Comunque, se sono sotto, se sono sotto, se sono sotto, se sono sotto, se sono sotto. Non gli darà più disturbo. Oh, però vedo su. Ok. Forse ci muterebbe ancora. Se mai dovessi trovarti fuori, sarebbe un piacere porgerti il benvenuto. Non vedo l'ora di godere della sua ospitalità, della tua ospitalità. Allora vado via. Vi prego di accettare le mie scuse. Sì, signore. Sì. Se avessi saputo. Sì, va bene. Fammi andare adesso. Yeah! Salgo sotto barca di merda. Stai attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del Duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito! È signora di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto giovane. Il mio tipo di donna, insomma. Ai, questo uditore. Tieni premuto testa con un più davanti e piede per nuotare più veloce. Siamo usciti. Va tutto bene? Va benissimo? È progresso straordinario? Straordinario è un parolone. Allora perché ci fermiamo? Le posizioni prolungate dall'anima può avere effetti collaterali. Ah, magnifico. Non c'è da preoccuparsi, non ho mai sotto nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Carella, vomito. No! Decadimento cognitivo, allucinazione temporale, problemi di consapevolezza multipla, il tasso d'apposta e cose così. Quindi mi sta dicendo che... Stiamo dicendo, Dermo, che se non stai sortendo, potresti fare almeno un attimo su un corano dei tuoi attenati. Posso avere un attimo per me? Il soggetto sì. Ha una protezione. E loro hanno tenuto da un animo per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque vorrei controllare la tua ritenzione dell'abilità. Vedere se ha seguito lo favorezzi. Ok. Beh, raggiungimi di sotto quando vuoi. Beh, quando voglio, cioè che non ci sarà tanto da fare qua. Party hard in the house. Party hard in the parkage. Allora, qual è il piano? Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Questo. Non mi ha fatto. Davvero?
Anche qui arrivare sui soli a far tu. È la Madonna? Apri un occhio, Giorgio. Oddio santo, che cosa cazzo sei tu? Picchio. Oh, sto picchiando davvero. Mi ha picchiato davvero. Oh, Lucy. Oh, Lucy, vedo delle cose. L'allucinazione dura più di 30 secondi? No. Ah, ok. Bene, che sono andato completamente a caso. Allora, come vado? Se riuscite ad assorbire tutte le capacità di Ezio, il tasso di equazione a cui sogna fantastico. In quale regione avremmo finito? Ok, adesso dimmi, perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevamo tornare in personale Altair e seguirlo nei prossimi anni? Nei suoi primi anni? Tutto ciò è iniziato con 16. Sì, voglio che 16 va. È un dinato sui incontramenti, vedi che aveva iniziato un paio di sessioni dell'Animus, un paio di antenati diversi, da altri luoghi differenti, antica Africa e Medio Oriente, ma adesso alla fine ti viene ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Dunque alcune delle sue ultime sessioni dell'Animus, le sessioni che ci sono, dopo tutto quello che i templari gli hanno fatto. Ho detto quello che io gli ho fatto, è tutto confuso. Se non avessimo forzato la mano con il 16 avremmo già le risposte. E poi lui sarebbe ancora vivo. Quindi cercate sia il codice che la cripta. Quindi cercate sia quale c'è la cripta. Ho credo che vive un antenato in Italia che lo accentua di tutto questo. Riesci a immaginarti un po'. Lucy, quel che è successo al 16 non è colpa tua, è prigioniero tanto quanto te. Grazie. Buonanotte, Desmond. Buonanotte! È bello averti qui. Buonanotte. Sì, buonanotte. Nessuno appunto con il nostro. Ok! Buongiorno. Buongiorno signori. Buongiorno. Ok. Lucy. Tutto normale. Tutto normale. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Ha fatto così? Ok. Arrivo. Dei cavalli? Sì. Un altro cavallo. Chi si sta radunando? Stanno parlando della conquista del mondo. No! I cavalli vogliono conquistare il mondo! Solo i cavalli! Ci salveranno! Posso copyrightare! Ma che cazzo! Solo i cavalli! Cosa succede? Dove sono? Deve essere quello il suo bersaglio. Deve essere svenuto, ho fatto un sogno strano. Era un bel pezzo che non dormivo, la cosa non dovrebbe sorprendermi. Aspetta, dove è che andavo? Ma non ci sono i cavalli. Mi sa che hai fatto giro dall'altra parte. Ah sì, vero. Ti uccido. A casa come io. Sei lenta come uno schifo. Non senso. Si è mossa la porta da sola. Buongiorno. È una lei. Mi devo aspettare. E la donna di Acre, come è che si chiamava? Maria. Lei sa che sono. Ah, è tra l'altra. Cosa vuoi da lei? Però, questo non me l'aspettavo. Non me la. Oh, sì. Bella scopata prima di andare in missione. Ma erano coccole. Ah, marrano che non sei altro. Guarda, si vede che sono coccole. Ancora vestiti. Mi suicido! Un attimo, perché non si volte io? Sono bloccato qui con Maria, oh cazzo, significa che questo è un sogno assurdo. Questo significa che questo è un sogno assurdo. La vagina di Maria! No, è il figlio. Ancora cavalli? Ma sti cavalli, basta.
Ok. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci sta male. Sì, sta male. Ehi, stai bene? Mi stai bene? Sì, sì, tutto bene. Sta nel sogno, tutto qui. Va bene. Va bene, lascio che ti prepari dopo. Ti prepari. Hanno un letto e basta, come. Ah, sentire venite noi. Scusate, molto tanto. Che professionista, che approccio professionale. Ma già ne immagini. Oh, scusa, tanto si richiama qualcuno proprio da vedere, signor di follia. Ciao, per favore. Va bene. Torniamo dentro l'anno subito. No. Sei un pazzo, maniaco. Invece sono un maniaco pazzo. No, peggio che mai.